Buongiorno mondo, sono già le 8 quasi, è già un'oretta che sono sveglio, mi sono sentito già con la valle, sto cercando di capire cosa fare oggi perché in Bosnia mettono pioggia. Adesso mi sto preparando il caffè, più devo sistemare devo sistemare il materassino che si è bucato durante la notte, che figata, dormito praticamente steso a terra e ho fatto un grosso errore di valutazione, mi sono portato via saccopelo 10 gradi ma stanotte ha fatto veramente freddo e vabbè, pazienza, adesso si sta bene, c'è caldino, c'è il sole, la tenda è praticamente già asciutta dall'umidità di stanotte, anche il coprimoto è quasi asciutto. Le ciabatte sono lì ad asciugare, anche se erano sotto al telo, però si sono inumidite parecchio. E basta, niente, mi sa che non vado in Bosnia. Peccato perché volevo veramente vedere i mulini di Mlinčići, che devono essere una cosa spettacolare. Però mi faccio un lungo costa, vado giù fino a Montenegro, ma mi fermo prima, rimango in Croazia anche oggi. E cercherò qualcosa dove andare a dormire e lì adesso vedo se riesco a sistemare il materassino, se no ho visto che c'è una Decathlon, anzi ce ne sono due per strada e mi fermerò a prendere materassino nuovo. Che devo fare? che casino, peccato per la pioggia, ho messo pioggia ovunque, forse me la cavo però in Montenegro o in Albania, vedremo dai. Jolly. Mondo, guarda qui cosa c'è. Porca paletta. A parte i cagnolini. Uno, due, tre cagnolini. Due cagnolini e un cagnolone. Non te lo so tradurre purtroppo. Io penso che sia qui a mo' di monumento per ricordare probabilmente i caduti. Vediamo se si può vedere dentro. Io quel cagnetto lì, che sia buono. Boh, speriamo, dai. Opla. Sì. Ciao belli. Tu come sei? Sei un buon cagnetto? Non vuoi? Tu, ma siete randagi? Cosa siete voi? Fufi, faccio solo una foto. Bravo, tu continua a dormire. Ciao bel cagnone. Ciao bello. 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 Bello tu cagnone. Bello. Dopo minuti di coccole e svariati sleccazzamenti, decido che è ora di ripartire. Mondo, mi sono trovato in questo stradone infinito. Non passa nessuno. Avrò fatto una trentina di chilometri, avrò visto sì e no 5-6 macchine. Da quando sono entrato in Croazia non ho mai visto una macchina delle forze dell'ordine. Deserto, deserto, tutta per me.
Mondo, guarda che carretto ribaltato, guarda che carrello rovesciato. Deve essere stato forse, trasporto animali. Mamma mia, che sberla. Vabbè, riprendiamo la strada. Guarda che spettacolo, bellissimo. Vediamo se là riesco a fermarmi. Che figata. Guarda che spettacolo, mondo. Che roba, siamo passati lì. Mi sono fermato a fare un po' di spesa. Non so cosa sto mangiando, mondo. È una cosa spettacolare. Buonissimo, è il secondo, buono. Sono arrivato una Decathlon, vado a vedere del materasso. Che strada noiosa. Oh mondo, riparto, vado in direzione Kravavica, qualcosa del genere. È un paese sulla costa, vicinissimo al pezzettino di Bosnia, e subito dopo c'è il Montenegro. Ora, materasso preso, perché poi alla fine costa come lì da noi, stesso prezzo, e visto che comunque è una spesa che devo fare nei prossimi mesi, perché come ti accennavo voglio un po' rimpicciolire e alleggerire tutta quella che è la mia attrezzatura da campeggio. Prenderlo adesso, prenderlo più avanti, alla fine è la stessa roba. Boh, qua ti spengo perché la strada è pallosa, ti riaccendo dopo. Ciao mondo. Questa strada, mondo, è meglio che vado piano perché è pieno di cartelli di attraversamento cinghiali. Guarda che roba, mondo. Mamma mia, che bello. Sto disperatamente cercando un bar per bere un caffè, che ne ho veramente bisogno, cari biker, e non ce n'è uno neanche a pagare oro. L'unico che ho visto prima, ma mi sono accorto troppo tardi, ormai ero passato, fare inversione qua è un po' pericoloso. Vabbè dai, prima o poi ne trovo uno. Il caffè l'ho bevuto. Yessa! Adesso si riparte, però se non metto il navigatore parto poco. Eccola. I guantini, sì. I guantini, sì. I guantini, sì. Mamma mia che calor. Ho ancora 115 chilometri. Vabbè, con la calma li facciamo tutti. Via. Porco can, che dovevo pulirmi la visiera. Guarda qua che roba. Vabbè dai, ormai prossima sosta tiro fuori il pannetto, lo inumidisco un po' e mi lavo sta zozzuria. Travel the world and the seven seas. Parabaparam. Parabaparam.
Guarda che bella strada e che bel paesaggio. Il mare. Dovrei essere vicino a Spalato. Fammi vedere. Fammi vedere. Oh, ingrandisci. Ingrandisci. Che c'è sta qua? Che c'è sta? Che c'è sta? Aspetta che mi fermo un attimo. Thunder. Allora, dove sono io? Dove sono qua? Sono qua? No. Ma non posso essere qui. No, è lontano ancora. GoPro, arresta video. Mondo, lo vedi il Boeing in avvicinamento? Guardalo, che bello che è. Mi parrebbe un Boeing. Mondo, dalla parte opposta è Spalato, Split in croato. Ancora poco meno di 50 km e dovrei arrivare ad un campeggio che ho visto sul Park Fortnite. E qua le strade sono sempre così a serpentina. Che divertimento, che goduria pennellare le strade con relax. Che meraviglia, che fiume bellissimo, che roba. Varamondo, che meraviglia. Che canale fighissimo! Pensa a questo, farlo in kayak. Che bello! Vista impavido, frega niente se qualcuno attraversa. Dovrei quasi esserci, mondo, un chilometro. Reception. What is the reception?
Secondo te, mondo, io posso arrivare in un posto, andare a fare un giro in paese e non trovare una salita? Fermina, a posto, come fai? Te la fai lì in campeggio o vai fuori a farlo? No, me la faccio in campeggio. Hai comprato le pastine? No, me le ho comprate oggi, ho comprato dei biscotti. Qua. Che figata di posto! Che me rabalto! Che bello, si vede tutta la Darsena. Va bello. Chissà cos'era sta cosa, mondo. Bah, andiamo a curiosare un po'. Vediamo se riusciamo a capire cos'era. Questa qui è una fontanella, sicuro. Qui avevano fatto l'accesso per i disabili. Che strano. E ci sono dei ragazzi che vediamo, magari sanno cos'era. Allora, mondo, mi hanno raccontato i ragazzi che sono là che questa era una struttura della ex Jugoslavia, costruita per il trattamento dei bambini che avevano problemi polmonari, ed era garantito dall'esercito, quindi non ho capito bene se era solo per figli di soldati oppure se era per tutti, ma gestito dai militari. Mi dicono che strutture come questa ce ne sono tante sparse lungo la costa, da qui alla Slovenia, che era un po' tutta la ex Jugoslavia, no? Adesso me ne torno in campeggio, vado a farmi la doccia, provo il nuovo materasso e se mi riesce dormo anche un po'. Devo ancora decidere cosa fare domani, anzi, ecco, dopo mi metto a studiare un po' il meteo e capire un po' come muovermi e cosa fare domani. Oh, prima ho avuto un piccolissimo, un bel problema. Probabilmente mi sono agganciato a qualche cella bosniaca senza accorgermi, anche perché non sono entrato in Bosnia, quindi poi quando tornerò in Italia sentirò Iliad.
e mi ha bloccato la scheda Iliad, non potevo più chiamare, mandare messaggi, niente, il che significa che non avendo più accesso a internet non potevo neanche abilitare le sim di Gig Sky, che ho fatto male io a non attivarlo prima, ma per non perdere giorni ho detto lo attivo quando mi serve. Per fortuna che il campeggio al wifi, sono riuscito a collegarmi e attivare Gig Sky, quindi ho rete internet illimitata per 7 giorni a partire da oggi, per cui insomma più che sufficienti per quello che devo fare. Ho il fiatone, salite, salite, sempre salite, che palle, cioè ma è una struttura enorme, era. Guarda che roba, che storia, siamo pieni di storia in Europa, pieni, 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 pieni da far schifo, l'invidia del mondo. Allô.